Stefano Gabbana, 59 anni, si gode gli ultimi scampoli d'estate in compagnia del giovane fidanzato, l'ex hair stylist Luca Santonastaso, 28. I due sono stati paparazzati da chi, a bordo dello yacht Regina d'Italia di proprietà dello stilista al largo delle Baleari. Luca Santonastaso e Stefano Gabbana, la coppia sale a bordo del tender Rolli. Nelle immagini pubblicate da chi, il designer e l'ex parrucchiere lasciano momentaneamente l'imbarcazione, insieme a un membro dell'equipaggio, salgono a bordo del tender Rolli con cui si avvicineranno alla riva per fare un tuffo. Stefano Gabbana e Luca Santonastaso, foto Instagram. Chi è Luca Santonastaso? Stefano Gabbana e Luca Santonastaso stanno insieme dal 2017. Galeotto fu un incontro casuale a Gallipoli. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. L'ex hair stylist, originario di Caserta, è subito salito a bordo dello yacht di Gabbana e non ne è più sceso. Appassionato di calcio, ha appeso le scarpette al chiodo per dedicarsi al fitness. Luca Santonastaso e Stefano Gabbana, lo scorso anno, la crociera con Domenico Dolce e il fidanzato. Ad agosto dello scorso anno, Stefano Gabbana ospitò a bordo del suo yacht anche Domenico Dolce e il fidanzato Guilherme Siqueira. Abbiamo certo due modi di vivere la barca diversi, raccontò Dolce al Corriere della Sera. Stefano e Luca sono sempre fuori, in giro con il tender, a nuotare, a fare sci nautico, non stanno mai fermi. A me Guilherme piace stare sul deck, prendere il sole, leggere, parlare. Pranzo e cena sono i momenti di aggregazione, ci teniamo. Colazione invece libera, ognuno si sveglia quando vuole. Luca Santonastaso, Stefano Gabbana, Domenico Dolce e Guilherme Siqueira, foto Instagram. I due designer non sono più una coppia da quasi 20 anni. Stefano Gabbana e Domenico Dolce non sono più una coppia nella vita da 19 anni, ma il loro sodalizio artistico non conosce crisi come il bene che continuano a volersi. L'amore si trasforma ed evolve. E saremo sempre una famiglia, dissero all'unisono tempo fa a Libero Quotidiano. Domenico Dolce e Guilherme Siqueira, foto Instagram. Ancora oggi, quello che è mio è suo, quello che è suo è mio. In un'intervista rilasciata qualche anno fa a Massimo Gramellini per il Corriere della Sera, i due designer spiegarono come hanno fatto a rimanere amici dopo essersi lasciati. Il nostro amore non è mai finito. C'è stato un turbamento ormonale, che è diverso. È attrazione sessuale. La gente divorzia e si ammazza per i soldi e per le case. Ma allora non hanno amato. Ancora oggi, quello che è mio è suo, quello che è suo è mio. I nostri compagni lo sanno, se ti va bene è così, se non ti va è così lo stesso, dichiarò Dolce.